ribelli invieranno qualcuno a innescare il secondo esplosivo. La leader ribelle è fuggita con un complice per attuare un piano d'emergenza. Deve essere questo. Concordo. Dobbiamo muoverci. Di qua, all'armeria. Io resto qui. Vedi se riesci ad entrare nell'armeria. Tutti i nobili evacuati. Ripeto, tutti i nobili evacuati. Il personale della compagnia si presenti alle scialuppe rimaste. Servitù e maestranze restino ai loro posti. I razzi della compagnia fuggono dalla nave che affonda. Codardi. Più avanti potrebbero esserci ribelli. Attenzione. Sempre più sconsiderati. È la loro natura, ma qualcosa non quadra. Questo è troppo anche per loro. Forse hai ragione, ma dobbiamo fermarli prima che la situazione precipiti. Fucigliare abbattuto. Ribelle a terra. Bastardi, uomo. Devo ricaricare. Obiettivo a terra, via libera! Continuiamo, dobbiamo trovare il secondo dispositivo. Essere passato di là. Ci sono! Ecco, Grayson, ci passi! Credo di sì. Attento! C'è mancato poco, amico mio. Davvero troppo poco! Lascia perdere! Deve esserci un altro modo! Non c'è tempo! Vai senza di me! Troverò un modo per passare e non perdere l'obiettivo!
Che succede? I danni dell'esplosione si stanno aggravando. Per quanto puoi tenere la nave? Non molto, Sucir. Fuori, cavaliere! Impossibile, Marchese. Ci basta qualche minuto. Ma diavolo, è qui! Ricevuto. Percival, c'erano dei ribelli nelle cabine. Li ho eliminati, continuo a cercare. Ricevuto. Procedo verso la pompa della nave, poi ripiego verso di te. Lafayette! Abbiamo perso troppe celle di gas! La nave è fuori controllo! Ma non vuole andarsene! È testardo quasi quanto te! Marchese, abbandona la nave! E Grain, se necessario, stordiscilo e portalo a una scialuppa! Con piacere! Galahad! Non sparare! Non c'è tempo, Percival! Dobbiamo fermarlo! Fidati di me, Grayson. Ascolta me, amico. Resta giù. Non sapete con chi avete a che fare! Non siamo noi, nemico! Allora dimostralo! Ferma questa follia! No, non fino a quando la compagnia potrà agire indisturbata! Non lo faranno. Posso assicurartelo. È troppo tardi. Sebastian! Amico mio, non sei costretto a farlo. Igraine chiama Percival. Rispondi, Percival! Galahad, rispondi! Grey, Sebastian! Rispondete! Vi prego!
Luke, Sagramo, Elian, abbiamo perso il contatto con Percival e Galad. A tutti i cavalieri in forze nell'area di Crystal Palace, per favore, rispondete. Sono io. Gray! No! Gray, rispondi! Dove diavolo sei? Tutti all'ascolto! Ser Galad è vivo! Trovatelo! Mi occupo da solo. Voi due andate al consiglio. Gray. Tutto bene, Izzy. Vi raggiungerò per la successione. Mi pensez sont avec vous, monsieur. Condoglianze. Sir Percival era un grande uomo. Il migliore. Mi sono permesso di conservare questi. So che è contrario al protocollo. Grayson. Non sentirti in colpa per l'accaduto. Non pensarci. Come potrei? Era il mio mentore. Un fratello. Sì, lo so. Ma concentrati sulle incombenze del presente. Il resto può attendere. Restano troppi interrogativi, Alastair. E voglio risposte. La morte di Mallory sarà vendicata. Non inseguire i fantasmi della vendetta. Finiresti con l'impazzire. Vieni. Il consiglio ti attende. Lord Hastings è in viaggio dalla sede delle Indie Unite. Vuole ringraziarti per aver salvato la vita di tutti i passeggeri della nave e la sua. La Compagnia delle Indie Unite ti è debitrice.
consiglio e portatelo alla cripta. Dichiaro ufficialmente aperto il consiglio. Facciamo in modo che la terribile tragedia che ci ha colpito sia da monito a coloro che si oppongono ai dettami di questa nostra istituzione. Il defunto Sebastian Mallory non è morto combattendo in mezzo sangue. No. Egli è caduto vittima delle sue stesse sconsiderate iniziative e della negligenza di chi aveva giurato la massima dedizione al servizio e al sacrificio. E con quale esito? Lord Cancelliere, mi permetto di... Edifici pubblici devastati! Cittadini innocenti messi a repentaglio! Danni incalcolabili perpetrati alle proprietà della Compagnia delle Indie Unite! Solo l'intervento della Provvidenza ha scongiurato un disastro infinitamente più grave! Tutto questo senza che un solo ribelle venisse assicurato alla giustizia! Al contrario, le scriteriate azioni dei cavalieri coinvolti non hanno fatto altro che avvantaggiare il nemico! Il Lord Cancelliere forse è troppo severo. Ma vorrei far presente che la squadra di Sir Percival ha raccolto prove che attestano le attività Sono dei ribelli. Sono solo prove indiziarie! Mere supposizioni che hanno condotto a una deprecabile tragedia! Non discuterò oltre la questione. Con rispetto, Lord Cancelliere. Si sieda, Sir Galahad! Con tutto il rispetto! Anch'io ho perso un amico. Più di un amico. Un fratello. Il suo nome non merita di subire questa onta. Sta danzando sul sottile confine dell'insubordinazione, Messer Cavaliere. Sono consapevole della mia responsabilità in quanto accaduto. Tuttavia, se si ripresentassero le medesime circostanze, rifarei esattamente ciò che ho fatto. Come desiderava Mallory. Mio Lord! Signori! I ribelli hanno attaccato la carrozza di Lord Hastings e intrappolato con la scorta sul ponte di Westminster. Cavalieri, alle armi! Proteggiamo Lord Hastings! Debelliamo questi empi ribelli una volta per tutte! Sir Galahad, il caso non è ancora chiuso. Qualcuno dovrà infine rispondere della morte di Sebastian Mallory! Oh, questo è certo. Armatevi e disponetevi a difesa del ponte! Galahad, al tuo comando. Andiamo! Sir Galahad! La carrozza di Lord Hastings è stata colpita sul ponte. Niente nuove sui superstiti. Lucan, Igraine, Percival, con me! Potrebbe essere vivo! Dobbiamo raggiungerlo!